A Pescara oggi medici, chirurghi e infermieri si sono confrontati con esperti sul salvataggio dell'arto. Responsabile scientifico del simposio è la dottoressa Mirta Dorazio, che è responsabile dal 2014 del reparto di chirurgia vascolare ed endovascolare della Casa di Cura Pierangeli di Pescara, gruppo Sinergo. Introducendo i lavori, ha spiegato che il salvataggio degli arti inferiori rappresenta il trattamento terapeutico estremo finalizzato alla conservazione della funzionalità di un arto da ischemia critica complicata o meno da diabete mellito e ha puntato ancora una volta l'attenzione sulla prevenzione. L'arteriopatia periferica, che sia essa associata o meno a diabete, è una patologia con una elevata prevalenza nella popolazione mondiale. In Italia la prevalenza è sovrapponibile a quella di tutte le altre parti del mondo. Diciamo che ad oggi ancora tanti pazienti arrivano in clinica, arrivano a visita quando il trattamento è troppo tardi, cioè quando ormai non riusciamo più a risolvere il problema. Quindi quello che io vorrei sviluppare in questo convegno è l'importanza e la necessità della prevenzione, perché ad oggi ci sono radiologi interventisti, chirurghi vascolari, diabetologi, cardiologi che hanno moltissimi strumenti in mano per affrontare il problema, ma quello che manca probabilmente è proprio il momento della prevenzione, è proprio il momento in cui il paziente viene inviato dallo specialista. Quindi questo convegno serve anche ad informare i medici di medicina generale, che sono i primi poi a vedere i loro pazienti che soffrono di questa patologia. Questo convegno appunto è importante per informare i medici di medicina generale che esistono tantissime opzioni terapeutiche e tantissime possibilità per salvare il paziente con l'arteriopatia periferica e per ridurre il rischio di amputazione. Mi pare che anche in questo caso la parola fondamentale sia prevenzione. È sempre prevenzione, perché noi abbiamo tutte le armi per risolvere i problemi, ma il paziente deve arrivare da noi. Quindi è importante che ci sia anche la diffusione delle notizie riguardanti questa patologia. Per questo siete importanti anche voi, che comunque fate conoscere tutto quello che la tecnologia nel campo della medicina può offrire a questi pazienti. Nonostante tutte le tecnologie e passi avanti che si sono fatti finora. Certamente sì, adesso veramente abbiamo a disposizione strumenti innovativi, abbiamo a disposizione trattamenti che vanno dal semplice intervento di bypass che si faceva già 50 anni fa, fino ad arrivare a trattamenti con endovascolari, con angioplastica, con stent, con palloncini medicati. Addirittura si è scoperta una tecnica che è quella dell'arterializzazione delle vene periferiche. Parliamo quasi di fantascienza, però in realtà le possibilità, gli strumenti ce li abbiamo tutti.